Amici Teleschia, ben ritrovati con la prima edizione del nostro telegiornale, la prima anche della nuova settimana, e apriamo dei fatti di cronaca. Infatti sono riprese le ricerche stamani di Antonella Di Massa, la 51enne di Casamicciola di cui non si hanno più notizie da sabato scorso. Sulle tracce, carabinieri, volontari della protezione civile di Forio, familiari e amici. Le ricerche si concentrano nell'ampia zona di Succhivo, dove è stata ritrovata l'auto, una Panda bianca, e dove la donna è stata vista e ripresa da telecamere di videosorveglianza. La Guardia Costiera, con una motovedetta, ha perlustrato la zona di mare, gli scogli nell'area antistante il borgo di Sant'Angelo. Al momento la base delle ricerche è presso la sede della Proloco di Succhivo. Qui i familiari stanno dirottando, tramite appelli social, eventuali volontari che si volessero aggiungere alle ricerche. Intanto, da ieri la ricerca si è estesa anche sugli autobus di linea dell'EA. Da stamani si cerca anche nell'area del Bosco del Cretaio. È stato anche attivato il piano provinciale di ricerche da parte della Prefettura di Napoli per coordinare le operazioni rese più difficili dal maltempo, allertati anche i vigili del fuoco e il 118. E sono arrivati, restando sempre sul tema delle ricerche, i cani dell'unità cinofila della Guardia di Finanza per effettuare le ricerche di Antonella Di Massa. I cani sono giunti a bordo di una motovedetta delle Fiamme Gialle e sono sbarcati a Forio. Le ricerche via terra si stanno concentrando sulla parte di Succhivo che sale verso Lepomeo. L'appello, sempre restando nel tema della scomparsa di Antonella Di Massa, di cui non si hanno più notizie da sabato, è giunto anche a chi l'ha visto. La popolare trasmissione di Rai 3 ha pubblicato da ieri sera la foto con i connotati della giovane isolana, la cui auto è stata ritrovata nel parcheggio di Succhivo. Alta circa 1,70 m, occhi e capelli castani. Al momento della scomparsa indossava un giubbino blu con cappuccio di pelliccia, pantaloni neri, stivaletti neri con tacco, porta occhiali da vista. Così è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di Succhivo, con una busta della spesa nella mano destra. Il suo cellulare risulta spento. Sul riparto dei fondi sanità e l'autonomia differenziata interviene l'avvocato Luigi Muro, ex sindaco e attuale consigliere di minoranza Procida, che commenta pure la manifestazione a Roma del presidente De Luca, alla quale hanno preso parte diversi sindaci, compreso quello di Procida, un momento coreografico che cela interessi personali. Ascoltiamo. In questi giorni sta campeggiando su tutte le prime pagine dei giornali e dei notiziari la marcia su Roma del presidente De Luca, che insieme a un manipolo di amministratori, qualcuno in buona fede, qualcuno interessato concretamente a stare vicino al governatore, è appunto marciato su Roma chiedendo il rispetto dei diritti del popolo del Mezzogiorno e paventando azioni del governo che potessero danneggiare, con l'autonomia differenziata e con il mancato trasferimento dei fondi, le nostre popolazioni. Abbiamo visto anche delle punte, diciamo, di scurrilità proprie del nostro governatore, che vorrebbe, a nostro avviso, replicare quelle sceneggiate che tanto gli hanno giovato dal punto di vista mediatico durante il dramma del Covid. Ma penso che il popolo campano ormai abbia conosciuto il carattere e le caratteristiche del nostro governatore. Ma detto questo, vorremmo affrontare nel merito la questione. Innanzitutto, la questione sanitaria. Oggi è pacifico che non siamo ancora nell'ambito dell'autonomia differenziata, eppure la regione Campania, che è una delle prime 3 regioni italiane come destinazione e riparto di fondi economici, è forse la prima regione che ha una migrazione verso le regioni del nord da parte dei suoi cittadini per curarsi. Questa è colpa dell'autonomia differenziata che non è ancora vigente. Autonomia differenziata, tra l'altro, deliberata e approvata come riforma costituzionale dal governo di centrosinistra, e oggi il governo di centrodestra si trova ad fare una legge attuativa. Certo, bisogna stare attenti dalle spinte leghiste verso il nord delle regioni più vantaggiate, ma siamo certi che il presidente Meloni sta dimostrando di avere una visione nazionale che è nel DNA proprio del partito di cui lei è presidente. Ma ovviamente dobbiamo stare attenti, e noi, nel nostro piccolo di classe dirigente locale, lo faremo. E quindi questa grande marcia su Roma, questa sceneggiata, diciamo, questo popolo dei sindaci, tra cui c'era anche il sindaco di Procida, che, come è noto, ha un forte interesse, come dire, personale, ma anche politico, comunale, ad essere vicino al presidente De Luca, sarebbe andato a reclamare
i diritti dei cittadini del Sud. A nostro avviso, invece, è andato semplicemente a sostenere le ragioni di De Luca, che intende ottenere una riforma della legge che dia la possibilità a De Luca ed altri governatori di poter governare o presentarsi, ovviamente poi dovrà vincere le elezioni, per un terzo mandato. Poi, dietro tutta questa manovra, quello è il motivo principale. Ora sono dinamiche che possono anche essere ritenute legittime. Quello che non è legittimo è la strumentalizzazione di amministratori locali, di popolazioni, di sindaci, per ottenere un scopo personale che tra l'altro il suo stesso partito non vuole consentirgli, per evitare la nascita di potentati locali che strozzano completamente con i loro interessi personali le regioni. Questo è il motivo per il quale noi non abbiamo applaudito alla sua iniziativa e vorremmo essere una voce critica per evitare che, purtroppo, in un momento difficile dove il merito delle questioni è sempre più lontano, invece di affrontare il merito, si affrontano momenti coreografici che celano interessi personali. Il 16 febbraio alle antiche terme comunali si è tenuto il vernissage della mostra d'arte collettiva contemporanea Emozioni in punta di pennello, che mette al centro le emozioni che l'arte può suscitare. La mostra durerà fino al 3 marzo 2024, l'ingresso è libero e gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle ore 19. Vediamo il servizio. Emozioni in punta di pennello, un'ennesima mostra che è risultata un grande successo, c'è un pubblico vastissimo in questa sala. Come nasce questa iniziativa? Nasce dal voler dare risalto proprio all'arte di ogni pittore. Ognuno di loro, attraverso il proprio stile, ha espresso uno stato d'animo, rappresentando un personaggio in particolare, quindi ha messo le proprie emozioni sulla tela e da lì è nato il titolo Emozioni in punta di pennello. Quindi anche un voler, diciamo, far conoscere gli artisti proprio attraverso la loro interiorità. È una mostra particolare da questo punto di vista perché uno spettatore visitando la mostra ha modo di entrare in contatto direttamente con l'anima di ogni artista. È sempre un piacere organizzare, anche in inverno, attività volte a promuovere gli artisti e l'arte isolana. Nello specifico, grazie a Elenia Pilato e all'amministrazione comunale di Ischia per accogliere questa bella iniziativa di colore nella settimana di Carnevale. Allora, ci sarà la chiusura il 3 marzo con un finissage anche con lo chef Alessandro Nistri e siamo aperti tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 19. Siamo con l'artista Nunzia Zambardi. Dietro le nostre spalle ci sono tre opere che rappresentano il volto del Cristo. Perché hai scelto proprio di esporre questo tipo di soggetto? Cioè il Cristo per me ha diversi volti e lo trovo anche nell'espressione di una persona. E adesso che ho una certa età, ti devo dire, ho imparato di più ad amare, a voler bene. E allora nelle cose, nei quadri, nelle piante, negli animali, io ci trovo una dolcezza, un amore. Un bel fascio di calle e i limoni del mio giardino. È dipingo olio, acquerello. Che cos'è per lei l'arte? È la vita per me. Ci vuole tempo, ci vuole passione. È una sirena e volevo che praticamente i capelli fossero come delle onde del mare e anche gli occhi. Io sono proprio innamorata del mare, vivendo su un'isola sono proprio innamorata della mia isola e del mare che circonda quest'isola. Quando dipingo veramente trasmetto tutto quello che ho dentro, è il mio modo di comunicare. Emozioni in punta di pennello, siamo con l'artista Alessandro Astarita. Ecco, alle nostre spalle vediamo la sua opera, bellissima. Di che cosa si tratta? È una tecnica antica, diciamo, non è una novità. Tutti la chiamano mosaico, in realtà è una palladiana. Questa qua è una sirena, niente di. Quanto tempo ci vuole per realizzare un'opera? Bisogna almeno di
70-80 ore di lavoro. Quest'opera è su tela, olio su tela, rappresenta un corno in un pacchetto ed è a present for you, perché in genere il corno si regala, non si compra, e quindi è un omaggio al corno che va regalato, porta fortuna e non comprato. La pagina sportiva, partiamo dal campionato di Serie D, seconda vittoria consecutiva dell'Ischia Calcio che in trasferta batte il San Marzano 2-0. Vediamo la sintesi. L'Ischia che va a gestire il primo pallone di questa gara. Chiede palla al centro, arriva invece il cross di Bono sulla parte opposta, ci prova con una bella girata di Gennaro, apre dove c'è Bacio Terracino che ha percorso già un bel po' di strada qui sul versante mancino, si accentra il cross sul secondo palo, prova la schiacciata di testa, caos totale, poi la sfera finisce incredibilmente sul fondo, viene anticipato Arcamone, limite dell'area, a lo spazio per poter tentare la conclusione, poi il piattone Mattera raggiunge la linea di fondo, cross tesissimo, Longo finta per favorire il numero 30, spunticcia da quest'altro lato, Mattera, angolo dell'area piccola, Quirino per vie centrali con Longo ed è perfetta l'uscita di Pareico, poi fuori gioco. Cercano soluzioni di Gennaro e pallone sul secondo palo. Nuovo calcio d'inizio da parte del San Marzano. Arriva adesso il fischio del signor Marco Ferrara della sezione di Roma 2. Non ci sono cambi da una parte e dall'altra. Le parti di Mattera. Tenta il cross basso, Longo di prima intenzione. Centrale, Uliano, cabina di regia, incespica sul pallone il numero 20. C'è fallo e c'è il secondo giallo per Uliano. Espulso per doppia ammonizione. Bacio Terracino in attesa di qualche cambio. Pallone in verticale, c'è il vantaggio dell'Ischia. Così come Ndo che gli recupera palla, Ferrari... vie centrali, Bacio Terracino a tre uomini davanti a sé, prova a innescare Ferrari, esce bene Vivace. Muñoz, il destro, pallone spizzato. Muñoz che prova a innescare Camarà, Pastore non si fida, palla in fallo laterale, poi pallone fuori, arriva il giallo per Pastore, sacrosanto stavolta. E c'è anche un altro giallo, doppio giallo per Pastore, che dovrebbe fare il suo ingresso in campo a breve. Lunga la rimessa laterale, di testa spizza Camarà, prova di testa, cerca spazio Marotta, l'aggancio, limite dell'area di rigore, il cross, Ferrari, Musumeci prova a liberarsi, area di rigore di tacco, là arriva il raddoppio dell'Ischia, riparte l'Ischia, Di Meglio ha Buono accanto a sé, la gamba, poi Marotta gliela recupera. Termina qui la gara. L'Ischia espugna il comunale di Palma Campania col punteggio di 2-0. Nel campionato di eccellenza invece pareggio casalingo per il Real Forio contro il Nola per 1-1 alla rete di Arrulo. Nel primo tempo per gli isolani risponde Esposito nella ripresa. Vediamo la sintesi. È iniziata Real Forio Nola. Vincenzi prova il recupero, alla fine il pallone allargato per il traversone, il colpo di testa, il palo e Soiuzzo allarga verso D'Alessandro che prepara il traversone con Filosa che cerca il volo e arriva il cross sul secondo palo che alla fine diventa buono per Soiuzzo col tacco da Rulo che crossa zona Costa, trattenuto, fallo in attacco. Virata sull'otto che ha bocca, poi tocco centrale per Soiuzzo che può avanzare, poi tocco per Giovanni Filosa che non riesce a stare solo il tiro, poi c'è Bruno, Arrulo, Filosa non riesce ad andare sul mancino, poi crossa e Soiuzzo non ci arriva, Arrulo, deviazione di Finizio, virata poi al limite per il mancino. Allora riparte Di Meglio che voleva Filosa, c'è la chiusura e c'è un fallo di mano e attenzione perché Esperimento è già ammonito e allora doppio giallo e cartellino rosso. Si riparte
è ricominciata Real Furio Nola ad Alessandro, punta sinistro, destro, destro, sinistro, poi Mancino verso il centro sul secondo palo, a Costa prova la zampata, il pallone passa, De Rosa che si gira e poi prova ad inventare il pallone, passa in qualche modo, contatto però comunque c'era fuori gioco. Poi apertura di Filizio, cross basso e il pareggio del Nola, il tocco per Filosa che controlla, poi inventa il traversone, Carissimi controllo, girata, altra finta e altro cross, zona, colpo di testa, c'è fuori gioco però, Carissimi che allontana, poi contro cross, il pallone passa, Iandoli fuori gioco però, e poi apertura sbagliata e il recupero di Pelliccia che avanza e poi va in porta e Angarella blocco e lo fa benissimo, Carnicelli può sgasare il 7 più la situazione, importante, Carnicelli, Angarella in due tempi, rincorsa, sospiro, fischio e destro sulla barriera e poi in porta, Pozzebon virata e ora serve il 10, altra volata di Dell'Orfanello ancora, Dell'Orfanello al cross dove però non arriva nessuno, cartellino rosso, per Mario Soiuzzo, il direttore di gara, e poi deviazione, c'è il gol, no, non c'è il gol, ma c'è l'ammonizione doppia per Vincenzi, e arriva il triplice fischio, con il direttore di gara che dice che può passare, così finisce 1-1 tra Real Forio e Nola. Nel campionato di promozione ritorna a vincere il Procida che in trasferta batte l'Alvignano 2-1. Diamo la sintesi. Allo stadio comunale di Alvignano il Procida vince 2-1 in trasferta conquistando 3 punti preziosi in chiave salvezza. Prima del fischio d'inizio, minuto di raccoglimento per la tragedia di Firenze. Nei primi minuti le due squadre si studiano e fanno girare la palla senza creare particolari occasioni da gol. Al minuto 9 ci prova Cibelli rovesciata da fuori aria, bello il gesto tecnico ma la palla va fuori. Al 13esimo ancora Procida in avanti, azione dalla sinistra di Cibelli e passaggio in mezzo per De Luis ma la conclusione del 9 Solano va fuori. Al minuto 24 il Procida passa in vantaggio, Cibelli lanciato in aria avversaria viene toccato dal portiere avversario in uscita e l'arbitro fischia il rigore. Dal dischetto va lo stesso numero 10 del Procida che non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. La gioia del vantaggio però dura poco, al 28esimo minuto un'azione offensiva prolungata dell'Alvignano si conclude con il tiro vincente in porta di Tanchin. Alla mezz'ora episodio della moviola, punizione di Cibelli dalla destra e sui sviluppi dell'azione di Luise da pochi passi manda la palla in rete ma l'assistente di gara segnala fuori gioco. Al minuto 37 ci prova l'Alvignano con Arezzo dalla distanza ma la conclusione va fuori. La prima frazione di gioco termina 1-1. Nella ripresa pronti via il Procida per circa 4 minuti gioca in inferiorità numerica per una ferita al braccio di Luise. Il tempo di essere medicato a bordo campo prima di rientrare in gioco. Col passare dei minuti i padroni di casa spingono alla ricerca del vantaggio schiacciando il Procida nella propria metà campo. Al minuto 13 ci prova 40 da fuori aria. Bella la sua parabola ma la marra in tuffo devia in calcio d'angolo. Nel momento di maggiore pressione i padroni di casa sono i Solani a colpire. Al minuto 17 contropiede perfetto degli Solani. Piro riconquista palla dalla difesa e passa a Cibelli che con una grande giocata lancia De Luis in area di rigore. Lo stesso 9 Solano deposita poi la palla in rete. Al 22esimo minuto risponde l'Alvignano con un siluro da fuori area di Diop, ma il tiro va di poco sopra la traversa. Lo stesso numero 19 di casa ci riprova al minuto 32 in piena aria, ma la marra in uscita gli copre lo spazio del tiro. L'Alvignano si getta in avanti alla disperata ricerca del pari e presta il fianco agli avversari. Al 48esimo incredibile contropiede il Procida con Cibelli che lancia di nuovo De Luis in zona gol, ma stavolta l'attaccante Solano non segna. Al termine dei 5 minuti di recupero il Procida batte 2-1 l'Alvignano a domicilio, conquistando punti preziosi per la salvezza. Dopo 5 gare finisce il matrimonio tra la Virtus Libera, Ivano Seppico e Salvatore Castaldi. La società ischitana che milita nel campionato di Serie B opta per un ritorno al passato riprendendo mister Lello Di Costanzo, come vedete dall'immagine, esonerato proprio per mister Seppico. 6 punti raccolti nelle 3 partite avute a disposizione in campionato e il raggiungimento della Final 8 di Coppa, successo mai raggiunto dalla squadra isolana, non avrà convinto la società che nelle prossime ore proverà a chiarire la propria scelta che al momento porta con sé dubbi e interrogativi.
Marathon Club, maratona numero 45, portata a termine da Daniele De Vivo, il collezionista di maratone del Marathon Club, ha preso parte per la quinta volta alla maratona di Siviglia, dove tra l'altro è stato stabilito un nuovo record italiano in 2 ore 6 minuti e 6 secondi da Yeman Krippa, giungendo al traguardo in 4 ore 23 minuti e 0 secondi al termine di una gara gestita con molta tranquillità e esperienza. E ora spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, nubi basse e nebbie in sollevamento con qualche schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, cieli molto nuvolosi o coperti. Ed era anche il nostro ultimo servizio per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie per averci seguito e buona continuazione di giornata.